Buon pomeriggio dall'Empire Stadium di Wembley, è la finale del torneo anglo-italiano, giunto alla quinta edizione dopo una pausa di 20 anni. Siamo all'ottavo minuto del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, l'attacco della Cremonese con Gian De Biagi chiuso al momento del passaggio dal numero 4 del Derby County, Nicholson. Di fronte alla Cremonese, il derby appunto, vediamo, osserviamo questa iniziativa da parte di Tentoni col pallone che si impenna e finisce sul fondo. Fanno sentire la loro voce 1500 tifosi grigionossi giunti a Londra con ogni mezzo, tra questi non c'è il presidente Domenico Luzzara, al quale inviamo il nostro più caro saluto. 9 minuti nel corso del primo tempo di questa finale dell'anglo-italiano nel mitico stadio di Wembley. Queste le formazioni per quanto riguarda la Cremonese: con numero 1 Turci, con numero 2 Gualco, con numero 3 Pedroni, con il 4 Cristiani, con il 5 Colonnese. Mentre c'è questo contropiede di Tentoni, la chiusura da parte del difensore centrale Coleman, il primo calcio d'angolo a favore della Cremonese. Eravamo rimasti a Cristiani con numero 4, Colonnese col 5, Verdelli col 6, Gian De Biagi col 7, Nicolini col 8, Tentoni col 9, Maspero col 10 e lo sloveno Floriancic, capocannoniere con 8 gol del torneo, che porta la maglia numero 11. Ed è proprio Floriancic che si incarica di battere questo tiro dalla bandierina, svetta Tentoni, Maspero il sinistro, una seconda ribattuta e poi ancora Verdelli che prova la conclusione del limite dell'area, momento favorevole alla Cremonese che ha l'opportunità di battere il secondo angolo consecutivo. Suggestiva inquadratura dal retro della porta del numero 1 del derby, Taylor, ancora Floriancic, il colpo di testa di Gualco e la Cremonese in vantaggio. Il colpo di testa da parte della Cremonese e la formazione grigio-rossa è in vantaggio. Questa è la panchina con Simoni, abbiamo la possibilità di rivedere, c'è anche Verdelli, sono saltati contemporaneamente Gualco e Verdelli, rivediamo, e in effetti sfiora Gualco ma è Verdelli che tocca di testa portando in vantaggio al 10° minuto del primo tempo la Cremonese in questa finale della 5ª edizione del torneo anglo-italiano. Un ottimo avvio della formazione di Simoni. Ricordiamo che la Cremonese è giunta alla finale di questo torneo dopo una serie di partite con le formazioni appunto inglesi nel girone eliminatorio, fra queste anche il Derby County. E durante questo girone eliminatorio la Cremonese si impose per 3-1, contropiede affidato a Tentoni che osserva sulla propria destra l'inserimento di Gian De Biagi, conclusione fuori bersaglio. Ottimo avvio quindi della formazione lombarda con Corrado Verdelli che al 10° minuto ha portato in vantaggio la Cremonese. Diamo adesso la formazione del Derby County. 2 scudetti, una Coppa d'Inghilterra nel suo palmarès, ha incontrato anche nella Coppa dei Campioni del 73 la Juventus, finendo eliminato. L'11 è così composto, col numero 1 Taylor, mentre c'è questo assalto degli inglesi, con il 9 Kitson, da fuori area la conclusione di Johnson che non desta preoccupazioni per Turci. Col numero 1 Taylor i difensori sono il numero 2 Patterson, il 3 Forsyth, il 4 Nicholson e il 5 Coleman. I centrocampisti, il numero 6 Pembridge, il 7 Michael White, l'8 Gulus, l'11 Johnson, le 2 punte Gabbiadini, chiaro origine italiana, eccolo inquadrato, genitori di Bergamo, e il numero 9 Kitson. Gualco a spazzare la propria tre quarti, poi il pressing di Nicolini che strappa la palla all'olandese Gulus in posizione di fuorigioco Tentoni. Simoni schiera in pratica quello che è l'11 titolare se si eccettua l'argentino Tezzotti, mentre rivediamo il gol da parte di Verdelli che ha portato in vantaggio la Cremonese dopo 10 minuti qui a Wembley. Dicevamo è l'11 titolare con l'esclusione già preventivata, già programmata dell'argentino Tezzotti, è probabile che faccia staffetta nella ripresa con Tentoni, ma proprio ieri Simoni ci diceva che è un premio questo
per Matias Florjancic, che con i suoi 8 gol ha in pratica portato la formazione lombarda a questa prestigiosa finale. L'attacco di Nicolini con lo sganciamento sulla sinistra di Pedroni, il 5-3-2, il dispositivo tattico da parte di Simoni, risponde il classico 4-4-2 degli inglesi. 1500 tifosi della Cremonese al seguito, gelati 38.000 tifosi che sono arrivati da Derby, 60 miglia da Londra. La giornata non è eccezionalmente fredda, si gioca sul terreno del mitico stadio di Wembley. Con questo calcio di punizione va a colpire uno dei due centrali della formazione di Cox, vale a dire Nicholson, e poi con calma tentoni verso Florjancic. Durante il raggruppamento eliminatorio la Cremonese si impose a Derby per 3-1 con 3 gol nei primi 18 minuti del primo tempo, una formazione che quindi già conosce. Derby che sono soprannominati Rams, i montoni, perché sono soliti caricare a testa bassa, soprattutto quando giocano in casa propria, e a questo punto devono comunque subire il vantaggio della formazione di Simoni. Dopo 10 minuti il gol di Corrado Verdelli, libero e capitano della Cremonese. La Cremonese è la terza squadra italiana e questo è un grandissimo privilegio, chi ha l'onore di giocare a Wembley. Ricorderete prima della Cremonese il Milan nel 63 quando si impose sul Benfica, e proprio la scorsa stagione la Sampdoria, finale di Coppa dei Campioni battuta dal missile di Ronald Koeman, e proprio da Wembley parte anche l'invito di poter far parte di questo ristretto club al Parma, impegnato nelle semifinali di Coppa delle Coppe. Qualora superasse l'ostacolo formato dall'Atletico Madrid, il 12 maggio potrebbe giocare proprio qui a Wembley. 16° minuto del primo tempo, Cremonese in vantaggio. Il calcio di punizione di Michael White, prova lo stacco uno dei due centrali, Nicholson, solito schema da parte delle formazioni britanniche sulle palle inattive, con i difensori centrali che vanno a cercare lo stacco dell'area di rigore avversaria. Cremonese rappresentata qui dal direttore generale Erminio Favalli, dal direttore sportivo Vittorio Berago, con Gigi Simoni in panchina, c'è anche il vicepresidente Miglioli al seguito della squadra. Per quanto riguarda la nostra delegazione, la delegazione italiana della Lega, c'è il presidente, l'avvocato Nizzola, e c'è un primo cartellino giallo sbandierato dal direttore di gara spagnolo Joaquin Velasquez di fronte al numero 10 della Cremonese, Maspero. Eccolo inquadrato, tutta la Cremonese a presidiare la propria area di rigore, l'uscita di Turci. Ricordiamo che qualora la partita terminasse dopo i 90 minuti regolamentari in parità, si andrà ai prolungamenti e c'è la possibilità, speriamo remota, di assistere anche ai calci di rigore. Comunque la Cremonese è in vantaggio. Il gol di Verdelli dopo 10 minuti, e certamente ha l'opportunità la formazione di Simoni ora di giocare a proprio piacimento, operando soprattutto in contropiede. Gian Di Biaggi, colonnese, nazionale under 21 di Maldini, che è giunto proprio ieri mattina da Reggio Calabria. L'intervento da parte del numero 8 Richard Golus, che è un giocatore olandese e stranamente fischiato dai propri tifosi. A livello internazionale nel derby vi segnaliamo anche il numero 6, il gallese Pembridge, 4 gol nell'angolo italiano, è uno dei centrocampisti della formazione diretta da Arthur Cox. Gallese
Gabbiadini, su di lui gioca Gualco, in marcatura anche Colonnese su Kitson. Difensore esterno di sinistra Pedroni, sulla destra spesso e volentieri ritorna Gian De Biaggi, a centrocampo Nicolini che contrasta Golus, quindi il numero 7 Michael White affrontato da Maspero lascia sfilare colpevolmente il pallone Gabbiadini. Da Gualco verso Maspero, stiamo per toccare i primi 20 minuti della partita. L'inserimento ora di Coleman, ruba palla Floriancic, insiste nella sua azione, fermato il retropassaggio, non può toccare ovviamente con le mani Taylor, il rinvio, preda di Maspero e poi duro l'intervento di Forsyth che è il capitano. Ripartono gli inglesi con Gibson, quindi rinvio di Verdelli nella zona di Floriancic, il fischio di Velasquez assegna un calcio di punizione ai grigiorossi, campionato di Serie B fermo con la Cremonese in seconda posizione, 35 punti dietro alle spalle della Reggiana, a stacco di Gian De Biaggi con questo pallonetto a cercare Maspero e poi l'intervento da parte di Nicholson in calcio d'angolo. Rivediamo la percussione di Gian De Biaggi, il suo tentativo di pallonetto e per evitare pericoli è andato a colpire di testa Patterson. Solita battuta di Floriancic, esce stavolta in maniera adeguata Taylor. Maspero, un rimpallo favorisce Gian De Biaggi, da questi a Verdelli, Nicolini prova l'1-2, è riuscito con Cristiani, la possibilità del cross, il colpo di testa di Forsyth, Cremonese che dà lezione di gioco agli inglesi. Ancora un colpo di testa per ripiegare da parte di Patterson, lo vediamo inquadrato, un giocatore di 25 anni. Primo piano per Martin Taylor, 27enne estremo difensore del Derby County. Lo stacco di Gualco. Molto toccante il rituale prima della partita con l'esecuzione degli inni nazionali, le squadre schierate a ricevere gli auguri di rito da parte del presidente Nizzola e del presidente della Lega inglese Quinn. Proprio in questo stadio la settimana prossima, tra sabato e domenica, si svolgeranno le due partite di semifinale della Coppa d'Inghilterra, il derby tra le due squadre di Sheffield, e domenica prossima il derby londinese fra Arsenal e Tottenham. Ricordiamo che per quanto riguarda la Big League, la Serie A inglese, in testa c'è il Norwich, alle spalle l'Aston Villa e il Manchester, mentre il Derby County, che milita nella First Division, la Serie D inglese, è un campionato di transizione a metà classifica dopo l'ottimo piazzamento della scorsa stagione quando concluse la sua annata al terzo posto. Gian De Biaggi, il rinvio da parte di Nicholson, Floriancic, il tocco verso Colonnese con molta calma, destina poi la palla a Verdelli. Inserimento da parte di Patterson, pericolosissimo, Kitson ancora verso Patterson, Gabbiadini e il pareggio del derby. Una manovra perfetta al 22esimo con il pareggio da parte di Gabbiadini, azione che rivediamo, azione proposta da Patterson. Lo scambio sulla sinistra con il numero 9 Kitson. E il colpo di testa, pallone sfiorato da Turci, pareggio degli inglesi e i vessilli bianchi dei sostenitori del derby. Su
tribune dello stadio di Wembley. Ottima partita comunque, veemente inizio da parte della Cremonese, ancora un replay che ci fornisce la regia inglese. Va a colpo sicuro, Gagliadini sfiora forse Turci il pallone. Nulla da fare, si è fatta cogliere in controtempo la retroguardia grigio-rossa. 1-1 al gol di Verdelli, ha risposto al 22esimo Gagliadini. L'intervento ora falloso di Gullus ai danni di Sentoni. 4 a cercare lo scatto di Floriancic. Porta il pallone fuori dall'area Taylor, indisturbato, guadagna qualche metro per proporre il lunghissimo rinvio. Allo stacco Verdelli. Riconquista la palla il Derby. Applausi. L'esterno sinistro Nicholson. Il colpo di testa di Gualco. Ancora Nicholson. Palla a terra. Propone ancora il lungo traversone verso Gibson. Lo affronta Colonnese in prima battuta. Il traversone, la deviazione di Gualco. E colpisce fortunatamente in maniera imprecisa il numero 7 Michael White. Rivediamo, specchio della porta davanti a sé. Sentoni va via, messo giù. Andrea Sentoni, capo cannoniere della nostra Serie B con 12 gol al pari del tedesco dell'Ascoli Biroff. Eccolo che smista verso Nicolini. Va a pressare Nicholson, è costretto al rinvio approssimativo Taylor. Gualco. Colonnese, lo scatto in posizione irregolare di Gian De Biaggi. Primo piano per Gigi Simoni, che ha già rinnovato il contratto per la prossima stagione, quando ovviamente tutti i tifosi grigiorossi auspicano il quarto ritorno in Serie A. Tecnico bolognese alla guida della Cremonese proprio da inizio stagione. La Cremonese che è giunta a Wembley dopo aver eliminato in semifinale la formazione del Bari, 4-1 a Cremone, un 2-2 nel capoluogo pugliese, mentre il Derby ha superato in semifinale il Brentford. Riesce a domare questo pallone a centrocampo Cristiani, a lanciare Sentoni in contropiede, con la coda dell'occhio vede la posizione di Floriancic, ci va a servire Nicolini che prova lo stacco. Gian De Biaggi, largo Floriancic, riceve. L'1-2 con Gian De Biaggi, palla sul sinistro, si chiudono le maglie, contropiede, calcio di rigore. Atterrato Gian De Biaggi da Forsyth. Non vi sono state esitazioni per l'arbitro spagnolo Velasquez. Ecco Gian De Biaggi. Rivediamo l'azione. La percussione di Gian De Biaggi in aria, l'intervento sulla gamba d'appoggio di Forsyth. Calcio di rigore per la Cremonese dopo 27 minuti di gioco, partita sofferta con molte emozioni. E si prepara la battuta Nicolini. Giocatore molto esperto, 32 anni. E la parata di Taylor. Ha cercato di piazzare, di angolare la traiettoria Nicolini. Rivediamo mentre in diretta c'è questa conclusione di Qualco. Grande opportunità per la Cremonese. Vedete Qualco. Ha avuto sul sinistro nell'area piccola la possibilità di battere a rete, mentre qualche istante fa Nicolini ha fallito un calcio di rigore. Bella partita comunque. Simoni apposta un sorriso. Rivediamo, è stato molto bravo il
l'estremo difensore Taylor a rimanere immobile per poi lanciarsi sulla propria destra. Proprio ieri, discorrendo con alcuni giocatori e soprattutto con i dirigenti della formazione lombarda, era già ed è un successo essere qui a Wembley, certo meglio se poi giungerà la vittoria, mentre ora si accende una piccolissima mischia nei pressi di Gabbiadini con l'arbitro che fa da tacere. Dicevamo della innanzitutto grande opportunità che questo torneo ha offerto al club lombardo di poter giocare a Wembley, la convinzione di essere forse superiori agli avversari che però rispetto alla partita persa l'8 dicembre scorso hanno tatticamente cambiato registro. Cremonese comunque che ha avuto l'opportunità di andare al gol dagli 11 metri, Nicolini l'ha fallita, ora va a staccare Pedroni in maniera fallosa e quindi l'arbitro Joaquin Velasquez ha comandato un calcio di punizione. Michael White riceve sulla sinistra Nicholson. Gabbiadini, ingaggio duello con Gualco, in area, parte cross Turci. Floriancic, insiste ancora il derby. Pescato Gulus, il cross, l'uscita di Turci. Portiere piuttosto alto, portiere di 23 anni che la scorsa stagione giocava ad Alessandria. Una buona parte di coloro che stanno disputando questa finale del torneo anglo-italiano la scorsa stagione addirittura militava in Serie C. Floriancic al limite, lo spazio per la conclusione, poi perde la concentrazione. È un momento favorevole alla formazione inglese. Duello fra numeri 6, fischiato un fallo a Pembridge, nazionale gallese, 4 gol in questo anglo-italiano, rivediamo, qualche decina di metri più avanti, analoga decisione dell'arbitro spagnolo, un calcio di punizione a favore dei grigiorossi, lo batte Gualco a servire Nicolini. A prestare Gulus, Colonnese accompagna di testa poi Verdelli. Da poco superata la mezz'ora del primo tempo con le formazioni che sono sull'1-1, Maffero, l'intervento del numero 8 olandese Richard Gulus, intervento falloso ai danni dell'interno sinistro della Cremonese, Ricky Maffero. Attendere il fischio naturalmente dell'arbitro Velasquez, siamo ad una quasi una trentina di metri dalla porta, forse anche meno, dalla porta di Taylor. Gualco, la deviazione, la palla che giunge quasi all'altezza del dischetto del rigore, tentone in area, Gian De Biagi, il destro radente e copre bene Taylor sul suo primo palo. Insiste la Cremonese, match vibrante, un tentativo di cross. Rivediamo la conclusione di Gian De Biagi, ora il lungo rinvio di Patterson a cercare Gabbiadini che si libera di Gualco, taglia in mezzo, Colonnese con molta calma
poi insiste, cede nel dribbling, guadagna comunque il possesso della palla alla Cremonese. Ecco un primo piano per Francesco Colonnese, nazionale under 21 di Maldini, nazionale under 21 di B anche con Tardelli. La palla scagliata da Turci, preda poi di Kitson e ancora una volta scatta come un orologio la trappola del fuorigioco da parte dei difensori del Derby County, società fondata nel 1884 e che quindi l'anno prossimo compirà 100 anni, mentre qualche giorno fa il 24 marzo la Cremonese ha festeggiato i suoi primi 90 anni. Il colpo di testa di Gulus e poi c'è una decisione arbitrale, intervento a gioco pericoloso da parte di Tommy Johnson, che è l'esterno destro nella formazione diretta da Arthur Cox, da quasi 9 anni alla guida del team inglese. Molto fiscale quest'arbitro, finora un'ammonizione nominata ai danni di Maspero. Rivediamo intervento in gioco pericoloso di Coleman, batte Maspero, l'inserimento di Gualco e poi scatta o prova a scattare in contropiede inglese, con Colonnese che tocca verso Turci, il quale spedisce mentre c'era Verdelli proprio di fronte a lui, spedisce direttamente in fallo laterale. 35esimo del primo tempo qui a Wembley, 1-1 fra Cremonese e Derby County, frutto dei gol di Verdelli al 10° di Gabbiadini al 22esimo e questa volta il direttore di gara Iberico assegna un calcio di punizione proprio nella lunetta al limite dell'area. Favore naturalmente della formazione del Derby, tutta la Cremonese disposta nella propria area di rigore, con Turci che ora dispone la propria barriera, è pronto a toccare Johnson con Gualco, cerca di spostare letteralmente gli avversari, c'è anche Gabbiadini che si frappone alla barriera ed è nella barriera di fianco, la barriera grigia-rossa, c'è una mini barriera inglese, uno schema evidentemente per gli uomini di Cox. Vediamo richiamato Gabbiadini, palla calciata da Pembridge, abbiamo rivisto la conclusione del numero 6 gallese, lo stadio di Wembley può contenere circa 83.000 persone. Bentoni lo accompagna, Maspero insiste nella sua azione personale perdendo palla. La Cremonese ha un po' smarrito la lucidità necessaria per contenere e soprattutto per infastidire la retroguardia inglese dopo un ottimo avvio. Vediamo intanto Simoni che sta dando dei suggerimenti a Verdelli. Dopo un ottimo avvio ha dovuto subire l'iniziativa avversaria culminata con il pareggio di Gabbiadini, la grande opportunità però al 28esimo
di riportarsi in vantaggio con il calcio di rigore fallito da Nicolini. Eccolo Gabbiadini che va a servire con questo pallonetto, Forsyth, anzi Kitson. Numero 4 Nicholson. Biondo Marco Gabbiadini, 25 anni, origine bergamasca, 5 gol in questo angolo italiano. Mantiene il possesso della palla Floriancic e poi scatta sulla sinistra Pedroni. Il rinvio di Taylor nella zona presidiata da Maspero. Il tunnel e poi Golus, beccato sempre dai propri tifosi. In qualche modo il derby arriva ai limiti dell'area avversaria. Nicholson, possibilità per il tocco in direzione di Golus. Floriancic si prosegue, parte in contropiede lo sloveno, lo segue Tentoni in mezzo, arriva Gualco sulla sinistra, Floriancic in area, il tocco e la finta è a questo punto giusta di Tentoni, alle sue spalle stava arrivando Maspero, spreca questo contropiede la Cremonese, sul fronte opposto Kitson, Gulus. Tempiato olandese. Cristiani verso Maspero e lo scatto di Nicolini. Tentoni, il lungo traversone di Maspero per servire Floriancic, l'intervento di testa di Nicholson. Molto alti i due centrali inglesi, vale a dire il numero 3 Forsyth e il numero 5 Coleman, alti e lenti. Ancora un duello fra Gualco e Gabbiadini. Verdelli, ecco Luigi Gualco, difensore che ha il vizio, il vizietto del gol spesso e volentieri, come è successo in occasione della prima realizzazione della Cremonese, si porta in area avversaria. In effetti in un primo istante ci aveva quasi ingannato, il tocco decisivo è stato di Verdelli. Verdelli che prova a mettere in movimento Tentoni. In area Tentoni, il pallonetto, ed è stato bravo Taylor a non farsi sorprendere. Possibilità in contropiede per la Cremonese, rivediamo, va via di forza Tentoni. Quarantaduesimo minuto del primo tempo, sempre 1-1 qui a Wembley fra Cremonese e Derby County. Ora Tentoni, colpo di tacco verso Floriancic, lo rimonta Gulus, pericolosissimi gli inserimenti dello sloveno, anche se ora la squadra fatica ad alimentare in avanti le due punte. Un primo tempo intenso comunque per quanto riguarda gioco ed emozioni, buono il livello tecnico. Pronto Turci a questo lunghissimo rinvio direttamente sulla tre quarti di campo avversaria, stacca Forsyth. Nicolini libera sulla sinistra Maspero, il tocco breve per Floriancic che va via, punta l'area avversaria, un tocco di troppo. Applausi comunque per Mattias Floriancic alla sua seconda stagione con la Cremonese.
rivediamo. Velocissimo Floriancic, stacchiamo in diretta su Nicolini. Sentoni va a pressare Taylor che riesce comunque a rinviare. Gualco sulla sponda opposta, attacca Michael White. Colonnese si trova in fuorigioco, stava rientrando. Conserva il possesso di palla alla formazione inglese. Gian De Biagi. Nicolini, lo scambio con lo stesso Gian De Biagi, in tackle, arriva deciso Nicholson, eccolo inquadrato. Questa è la panchina britannica con Arthur Fox che è il manager. Nicolini prova il tunnel ai danni di Golus. E poi un retropassaggio, Floriancic in area verso Sentoni, punta il portiere, la palla Maspero. Grande opportunità per la Cremonese con Floriancic, bravo però anche l'estremo difensore avversario. Si dispera Floriancic. Rivediamo. È andato a calciare non più di 3 metri da Taylor e poi sulla ribattuta ha cercato la conclusione Maspero, nulla da fare. 45esimo superato da 20 secondi, sempre 1-1 per la Cremonese. Grandi opportunità in contropiede di chiudere anzitempo magari il match. Fischio da parte dell'arbitro spagnolo Velasquez, ecco Verdelli l'autore del vantaggio della Cremonese al 10° minuto. Ha pareggiato poi al 22esimo sempre di testa, eccolo qui Gabbiadini con il numero 10 e Nicolini al 28esimo minuto ha avuto una grande opportunità per portare in vantaggio i suoi. Un calcio di rigore con Taylor che ha intuito la traiettoria del pallone, primo tempo quindi che finisce a Wembley sull'1-1 fra Cremonese e Derby County, finale del torneo anglo-italiano. Ricordiamo che la quinta edizione di questo torneo si era iniziata la serie nel 70, finale fra Swindon Town e Napoli con successo dello Swindon per 3-0, nel 71 in finale ci andarono il Bologna e il Blackpool con il successo della formazione inglese per 2-1 e la Roma invece si impose nel 72 sempre sul Blackpool per 3-1. E poi nel 73 vittoria del Newcastle United contro la Fiorentina per 2-1. Dopo 20 anni nuova riedizione del torneo e siamo qui a Wembley durante l'intervallo della partita tra Cremonese e Derby County, primo tempo che si è concluso sull'1-1. Abbiamo chiesto la collaborazione durante questo intervallo anche a diversi... Un corso è un corso dove si dovrà, prima di tutto si va a prendere un diploma e penso sia una cosa molto bella poter intraprendere questa carriera. Io ringrazio Liviero Gallini che mi ha fatto compagnia in questo intervallo, le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco, grazie a Gallini si riparte dall'1-1 del primo tempo, ricordiamo le marcature al 10° minuto, ha portato in vantaggio la Cremonese Corrado Vertelli di testa su assist di Floriancic sul calcio d'angolo e poi il pareggio al 22esimo per il derby di Marco Gabbiadini sempre di testa. Grande opportunità per la Cremonese al 28esimo di riportarsi in vantaggio con Nicolini, ma bravissimo anche Taylor nel parargli il calcio di rigore. Vedremo se Simoni ha già effettuato uno dei preventivati cambi, ma vediamo sia Floriancic sia Sentoni sul terreno di gioco, questi è Verdelli. Vediamo la composizione della panchina grigia-rossa con il 36enne Violini che è il portiere di riserva. Poi abbiamo con numero 13 il difensore Mortorfano, con il 14 l'altro difensore Ferraroni.
con il 15 il centrocampista Lombardini e con il 16 l'argentino De Zotti. Ricordiamo che la Cremonese vanta il miglior attacco finora della serie cadetta, 45 gol, e ricordiamo anche che quest'anno i grigiorossi hanno ottenuto un significativo record, 8 partite consecutive, battendo dalla seconda giornata di andata rispettivamente Padova, Fidelis Andria, Pisa, Verona, Ascoli, Spal, Monza e Modena. Tutto è pronto perché le due squadre possano riprendere questa appassionante per noi contesa. 1-1, ricordiamo, qualora esistesse un risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Ma la morte improvvisa, la sudden death, come viene chiamata, non ha ancora avuto presa, anche se UEFA sta spingendo perché queste manifestazioni possano trovare la conclusione in simile modo. Derby alla sinistra dei nostri teleschermi, non vi sono stati cambi nemmeno fra gli inglesi. Il lungo rinvio da parte di Nicholson. Patterson, Nicolini, tocca con la mano il giocatore olandese, scivolando, calcio di punizione a favore della formazione grigia-rossa, fa rettificare la posizione del pallone l'arbitro Velasquez, la regia che indugia sul primo piano di Goulouz, Gualco, bloccato da parte di Johnson, Kitson sulla sinistra, inserimento di Gian De Biagio, ferma il gioco Velasquez, Floriancic ha avuto in effetti grandi opportunità nel primo tempo per portare in vantaggio i suoi, fa partire questo passaggio, si inserisce Colonnese, ottima iniziativa dello stopper grigio-rosso, poi ancora un rinvio da parte di Taylor, il controllo di Cristiani sulla tre quarti di campo avversaria, Massaro, Nicolini, Gian De Biagi, prova la Cremonese a sfruttare la velocità come arma vincente, il cross, il colpo di testa a seguire di Coleman, sbroglia la matassa la difesa del Derby, Goulouz, tocco breve, corto, arriva Verdelli a cercare in profondità Tentoni e poi ingaggiano un duello sulla sinistra Pedroni e Johnson, arriva Gualco, Massaro, Tentoni che difende il pallone dall'attacco di Coleman, poi lo perde, Gabbiadini da solo, va a puntare Pedroni, arriva Gualco che lo tocca da tergo, una spinta, e Velasquez che finora ha arbitrato direi bene, comanda il calcio di punizione a favore del Derby. Rivediamo la spinta netta di Gualco ai danni di Gabbiadini, 24enne centravanti, origini bergamasche. Primo piano per Luigi Turci, concentratissimo. Sono pronti sul pallone Pembridge e Johnson. Fa arretrare la barriera grigio-rossa il direttore di gara iberico. Pembridge, raso terra insidioso. Ecco il gallese, ritorna a centrocampo, rivediamo, si è aperta improvvisamente la barriera davanti a Turci, che era comunque ben presente sul suo primo palo. Fa proseguire Nicolini, Massaro. Contropiede inglese, Kitson, esce Verdelli a seguire per Colonnese,
Sentoni, il tocco del numero 3 Forsyth oltre il terreno di gioco. Palla contesa a centrocampo e poi Sentoni in contropiede, guadagna qualche metro davanti a Taylor, Sentoni, arriva Taylor ed è ancora un calcio di rigore. L'arbitro Velasquez ha ravvisato un intervento falloso di Taylor, che è andato a caccia in effetti del pallone ma ha trovato le gambe di Sentoni. Secondo rigore per la Cremonese, rivediamo, bravissimo Sentoni a guadagnare metri, il dribbling e in effetti Taylor che va con le mani direttamente sul piede sinistro di Sentoni, cambia rigorista. Maspero, e gol questa volta di Maspero al quarto minuto, Cremonese in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Ricky Maspero, la grande gioia dell'esterno sinistro della Cremonese che va a segnare questo gol in effetti storico anche per lui qui a Wembley. Rivediamo, l'ha piazzata bene la palla Maspero e Cremonese in vantaggio al quarto minuto della ripresa, secondo rigore della giornata e adesso i ragazzi di Simoni devono gestire questo importantissimo risultato. Gabbiadini, Kitson, si è aperta paurosamente la difesa grigio-rossa sulla puntata di Kitson, rivediamo, è andato comunque a disturbare bene Verdelli al momento della conclusione. Ecco inquadrato Paul Kitson e questi è Cox che sta urlando ai suoi qualcosa di certamente incomprensivo per noi. Piccolini insiste, fuori gioco per Sentoni, festeggiano i tifosi della Cremonese al seguito, è andato a segnare in effetti proprio sotto la curva presidiata dai sostenitori del club lombardo. Ed ora il derby è tutto nella metà campo avversaria, stacca Gualco su Gabbiadini, continua il duello fra i due, poi Kitson travolge Colonnese, va a duro anche Gian De Biagi, l'uscita di Turci che forse non si era compreso con Verdelli. Alla terra, parte poi il cross verso Johnson, impegnatissimi i difensori grigiorossi su queste palle alte. Manovra inglese con Coleman, l'intervento di Verdelli in anticipo, Nicolini e poi c'è Maspero che rilancia lo scatto di Sentoni, molto bravi però i centrali inglesi nello scattare in avanti. Ed ora si fa sentire anche l'incitamento dei sostenitori del derby. Ottavo minuto, 2-1 per la Cremonese a Wembley, attacca Colonnese, Gualco con calma, Gian De Biagi spedisce in avanti verso Floriancic, va a vuoto l'intervento di Gualco, ne approfitta Gabbiadini che va a piazzare il pallone verso l'angolo sinistro, evita il calcio d'angolo Pedroni. Con Gualco contuso, ecco Gabbiadini ha cercato proprio di piazzare il pallone, vedete?
e si è disteso bene Turci deviando. Si tratta di semplice rimessa laterale, lunghissima rimessa che ci propone Cambridge. E Gualco che trascina, forza a terra, Gabbiadini, si spizzonano i due. Per Velasquez è tutto regolare, riparte Pembridge sulla destra, il cross, Gualco svetta ancora. E poi rinvio quasi definitivo da parte di Cristiani, anticipato Tentoni, fase calda del match. Ancora Gualco che spazza, implacabile. Rivediamo intanto, sì, in effetti anche Gabbiadini si è aiutato con le proprie braccia, giustissima la decisione di Velasquez. Questa volta è Verdelli che tocca oltre il fondo. Gli inglesi nuovamente colpiti hanno la solita reazione, quindi tutti in avanti. Vedete il lunghissimo centrale Nicholson. La rovesciata da parte di Verdelli è l'intervento irregolare ai suoi danni del capitano Mike Forsyth, inquadrato in questo momento. Proprio al vertice dell'area piccola. Gli inglesi quando attaccano lo fanno con 7 undicesimi, spesso anche con 8 undicesimi, scoprendo quindi le retrovie, e proprio Tentoni e Florjancic cercano di approfittare di questa situazione tattica andando a disturbare ora Taylor, ancora Gualco e Gabbiadini, il motivo forse tecnico più evidente di questa partita. Non si fida Turci nel controllare con le mani, forse ha fatto bene, e c'è una punizione ora a Gualco e a Gabbiadini. Velasquez li ha lasciati fare per un po' e poi, visto che forse si stava degenerando, cartellino giallo per il numero 2 della Cremonese e per il numero 10 del Derby, anche se il calcio di punizione a quanto pare è stato... No, non c'è calcio di punizione, in effetti si tratta di una semplice rimessa laterale sulla parte sinistra dell'attacco del Derby. 3 gli ammoniti finora. Ancora Gualco. Cristiani. Pedroni. E poi un'indecisione con Colonnese che rimedia. Al limite il Derby sta esprimendo forse il meglio di sé in questa fase del match, questo avvio di ripresa. Golus, Nicolini, Gualco, caotica la situazione al limite dell'area, passa Verdelli, tocca per ultimo giocatore inglese, palla conquistata ancora da Johnson, propone in cross, l'uscita di Turci, Graffolo vicino a lui. Senza paura Turci. Nicolini, un po' frastornato ci sembra, e questa volta vanno a vuoto sia Gualco sia Gabbiadini, che stanno in effetti rischiando l'espulsione perché già stati ammoniti. Insistono nelle loro scorrettezze. Tentoni. È alla meglio questa volta Nicholson, tra gli applausi, gesto tecnico apprezzato dal pubblico che affolla lo stadio di Wembley per questa finale del torneo anglo-italiano. Reclama il fallo Nicolini, non è di questo avviso Velasquez. La pelata di Golus, l'olandese beccato dai propri tifosi, e i sostenitori del Derby incitano i propri giocatori a riversarsi in avanti.
Cabiatini, ancora Gualco che sta colpendo una marea di palloni di testa. Implacabile come saltatore il numero 2 grigio rosso. Gian De Biaggi, utilissima la sua prestazione sulla destra per contrastare i difensori inglesi. Ancora una lunghissima rimessa ed ancora Gualco che in pratica si accolla su queste palle tutto l'onere difensivo. Ancora Gualco, Fentoni in pressing, induce all'errore Nicholson. Un quarto d'ora della ripresa, Cremonese in vantaggio grazie al rigore trasformato poi al quarto minuto da Maspero. Verdelli subisce fallo, gioco pericoloso da parte di Johnson, rimane contuso. È in effetti evidente l'intervento a gamba tesa da parte di Johnson. Qualco rinvio a cercare Tentoni, il controllo di Nicholson verso Gabbiadini. Guizzo da parte del numero 10 dal derby, Floriancic. Qualco scatta Nicolini, va a pressare Nicholson costretto a retropassaggio. Taylor, buon disimpegno, e Verdelli deve fermare così Peterson. Si accendono gli animi, rivediamo. Finora ammoniti per la Cremonese Maspero e Gualco. L'uscita di Turci, controllo al volo da parte di Peterson, quindi Taylor, difensore aggiunto quando si tratta di offendere con questi lunghissimi rilanci. Gabbiadini di prima non riesce a trattenere sul terreno di gioco il pallone Peterson. Derby che si trova a metà classifica nella First Division inglese, squadra che ha vinto due scudetti e una Coppa d'Inghilterra, sono i trofei più importanti nel palmarès di questa formazione. Rinvio di Pedroni, Floriancic, scatta il contropiede, Cristiani, si aggiunge anche Colonnese, Tentoni una finta, non a bocca, e poi però Tentoni conquista ancora il pallone, il tentativo di cross rimpallato, in effetti sull'allungo Tentoni guadagna spesso qualche metro prezioso ai danni dei propri avversari. Cremonese che ora lascia costantemente l'iniziativa al derby. Ancora Gualco che stacca, implacabile il centrale grigio-rosso, mentre si trova in effetti in difficoltà la formazione di Simoni soprattutto a centrocampo. Gian De Biaggi, Cristiani, Tentoni, tocca per ultimo Forsyth.
ecco la panchina italiana, vedete anche De Zotti alle spalle di Simoni, vicino a lui Montorfano. Non sono state ancora operate sostituzioni né da una parte né dall'altra. Nicholson va a attaccarlo, Massero, poi Cristiani, Gabbiadini, Colonnese, e ancora una lunghissima rimessa da parte del numero 6 Pembridge. Le classiche rimesse corner, stacca Verdelli, poi Colonnese, rimedia ancora Verdelli ad un movimento non certo felice del numero 5 grigio-rosso in area di rigore. Questi è Nicholson, ancora Gualco in anticipo su Gabbiadini, sembra che abbia finalmente preso le misure il numero 10 del derby. In effetti il cartellino giallo bandierato dall'arbitro Velázquez ad entrambi può aver contribuito a rasserenare gli animi. Ancora Tentoni è libero, cerca di ricevere Massero che poi va in tackle perdendolo. Kitson, Michael White, intervento falloso di Colonnese, ventesimo del secondo tempo, 2-1 per la Cremonese a Wembley nella finale del torneo anglo-italiano. Pedroni riceve poi Nicholson, cerca gli spazi giusti la formazione inglese per cercare di andare a impensierire Turci. Continua a macinare gioco il derby. Pedroni al volo e cerca il dribbling vincente Patterson. Michael White, il destro ad inquadrare la porta di Turci. Pericolosi gli inglesi soprattutto quando accelerano e provano l'1-2, perché sulle palle alte Gualco e Verdelli sembrano ostacoli insormontabili. Bravissimo anche Turci nelle uscite. Nicolini chiamato in causa, anche Taylor. Poi Gualco finisce a terra, tramassa a terra quasi, come colpito, ancora i due che si beccano, rischiano in effetti molto sia Gualco sia Gabbiadini. Turci e Verdelli che va a suggerire qualche cosa al numero 10 britannico, ma andiamo a seguire i contropiedi di Tentoni che poi fa proseguire Massero. Possibilità per il cross, Floriancic, Tentoni in area, palla sul sinistro, esterno sinistro, ecco Tentoni, opportunità anche per il centravanti della Cremonese con ora Velázquez che va a redarguire, crediamo per l'ultima volta, Gualco e Gabbiadini. La prossima è cartellino rosso. Eloquente l'arbitro. Rinvio da fondo campo di Taylor. Gian De Biaggi. Mentre la regia inglese ci ha riproposto l'episodio precedente. Kitson, Nicolini, colpo alla caviglia, non c'è reazione, forse
fortunatamente da parte del numero 8 italiano. Eccolo qui, Egidio Nicolini, 32 anni, con l'Atalanta ha vissuto sicuramente le stagioni più belle della sua carriera anche in Europa. Per questa stagione è approdato a Cremona. Floriancic fra due avversari, Gabbiadini, Pedroni, c'è l'errore del numero 3 grigiorosso, rimedia Verdelli, Maspero fra i più lucidi, è un brutto fallo da parte di Peterson, l'arbitro fa proseguire, concede qualche cosa forse alla platea, il direttore di gara iberico, Gabbiadini ancora, Michael White punta l'area, il traversone verso Kitson, fanno triplicare la chiusura i giocatori della Cremonese, ancora Gualco che spassa la propria area. Ruba palla Cristiani a Gulus, lo scatto in posizione regolare di due giocatori della Cremonese, Floriancic, Gian De Biagi, possibilità di chiudere la partita, e questo errore di Floriancic, incredibile. Al 25esimo Floriancic ha letteralmente buttato via una grandissima occasione, ancora Gualco che scatta in azione fallosa. È un vero peccato perché Maspero, posizione regolare sia di Gian De Biagi sia di Floriancic, che ora è stato letteralmente falciato mentre stiamo rivedendo l'azione dello sloveno, cartellino giallo anche per il numero 4 Shane Nicholson. Un vero peccato perché nel primo tempo la gara si era mantenuta su buoni binari di correttezza. Rivediamo il brutto fallo commesso da Nicholson a cercare proprio la gamba di Floriancic. Errori che spesso nel calcio si pagano, speriamo che tutto questo non succeda perché la Cremonese si sta costruendo, ma sta anche forse distruggendo con le proprie mani un successo che in virtù delle occasioni avute nel corso della partita si sta in effetti meritando. Palla in area, è l'anticipo da parte di Johnson, Floriancic a vuoto il suo intervento primo su Pembridge. Ed è lo stesso Pembridge che ora si fa cattivo. Velázquez fa proseguire, speriamo che il match non sfugga dalle mani dell'arbitro spagnolo. Floriancic, un reclamo di Pembridge nei confronti del direttore di gara. Abbiamo visto l'intervento durissimo dello stesso Pembridge e poi Gian De Biagi che ha una reazione su Kitson, cambio delle file grigio-rosse, entra De Zotti e va a rilevare Floriancic. Al 27esimo minuto il cambio preventivato alla vigilia. Dentro Gustavo Abel De Zotti al posto di Mattias Floriancic. Cristiani, 17 minuti al termine. Svetta Gualco ancora, Pembridge, Colonnese, una finta, Nicolini Tentoni, Cristiani, pressing degli inglesi, Gian De Biagi insiste, guadagna questo calcio di punizione sulla tre quarti, si tratta di mantenere la calma sul campo,
di non reagire alle provocazioni dei giocatori del derby. Gualco, De Zotti all'inseguimento del primo pallone della partita, riesce a trattenerlo sul terreno di gioco, poi questo pallonetto delizioso da parte di Cambridge, anzi di Nicholson. Johnson, Gulus, Michael White va a restringere lo spazio, il centrocampo grigio-rosso, spazio di manovra per gli avversari, costretti quindi a far girare costantemente la sfera per poter trovare spazi utili. E questa volta è il numero 9 Kitson che si incarica della conclusione, preda di tutti. Rivediamo. Nuovamente in diretta con le immagini. Cambridge, il gallese focoso, che sta in effetti trascinando i suoi, quindi il pregevole aggancio di Coleman. Dentoni resiste ed è felice l'intuizione di Forsyth, che evita forse una situazione pericolosa per la propria retroguardia. Si stanno scaldando anche i giocatori del derby. Gian De Biagi, Tentoni, Cristiani, De Zotti controlla il pallone, attaccato, resiste, poi finisce a terra beccandosi anche un violento calcio in faccia ed ha espulsione. Vediamo che decide l'arbitro e poi arriva anche Cambridge e in effetti l'avevamo detto, era un match che poteva degenerare e le colpe a questo punto sono del direttore di gara. Ha ricevuto una grande sventola sul volto De Zotti, gratuita, primo pallone in effetti controllato del match. E vediamo che ora Massero sta reclamando giustamente nei confronti del direttore di gara. Si rialza De Zotti, è pronto sul pallone Nicolini, siamo una trentina di metri dalla porta difesa da Taylor, lo 30 barriera inglese, gioco certamente maschio ma talvolta che va a degenerare. Massero ancora, la ribattuta di Cambridge, fuori gioco di Gian De Biagi netto. Meno di 14 minuti alla conclusione, si sta per effettuare un cambio anche Cox. De Zotti per Tentoni, fuori gioco dell'argentino. Cremona ormai da diverse stagioni, città ideale per Gustavo De Zotti, solito capocannoniere della squadra, quest'anno poi ha lavorato soprattutto per Tentoni che ora va a disturbare Taylor direttamente verso il limite dell'area avversaria. Avete visto come il gioco si sviluppa nel giro di pochi secondi da una parte all'altra grazie a questi lunghissimi lanci dell'estremo difensore inglese. Massero tra i migliori in campo, De Zotti che continua a ricevere colpi quasi proibiti, va anche su questo pallone, lo fa filtrare verso Gian De Biagi che accentra la manovra, si è liberato Tentoni sulla destra, aggancia di sinistra, sta per entrare in area, una serie di finte, arriva Nicolini, la battuta di prima intenzione, il palo, Tentoni, niente da fare. Fortunata in questa occasione la Cremonese,
con il palo colpito da Nicolini. Rivediamo con la microcamera alle spalle della porta difesa da Taylor. Un rigore fallito da Nicolini, una palla gol clamorosa di Floriancic nella ripresa. Il palo ora, insiste ora il Derby. Kitson lo affronta Colonnese, il cross, Verdelli libera Gulus e poi il rimpallo favorisce Turci. Tentoni, seppur in inferiorità numerica, la Cremonese prova gli affondo con Tentoni e Tezzotti, mentre prima era stato abile Gian De Biaggi ad accentrare l'attenzione poi della retroguardia del Derby per toccare in direzione di Tentoni. Ancora Gian De Biaggi, è salito come rendimento soprattutto nella seconda parte di questa gara. Tentoni, il pallonetto a servire Tezzotti che prolunga verso Maspero, lo spazio che non trova per il cross. Nicolini, Derby che forse ha esaurito le proprie forze, ce lo auguriamo. Tentoni, sinistro, disturbato al momento del tiro da Coleman. Grande prova comunque da parte della formazione grigio-rossa, e ha in effetti onorato questo impegno in quel di Wembley, talvolta portata anche alla provocazione. Gualco e Maspero finora gli ammoniti. Ed ora cambio anche nelle file inglesi, esce il numero 11 Johnson ed entra Paul Simpson, attaccante di 27 anni con il numero 12. Salutato con un boato l'ingresso sul terreno di Wembley di Simpson, che ha provato lo scatto sulla sinistra. Meno di 10 minuti al termine, 2-1 per la Cremonese in quel di Wembley. Pembridge prova la rimessa corner, Gualco a staccare ma non tocca, ed è Verdelli che seppur bilanciato mette poi in calcio d'angolo. Pericolo sotto porta dalla bandierina Michael White. Questi è Nicholson, ancora verso Michael White, palla che pericolosamente vaga all'altezza dell'area piccola, ha provato lo stacco Kitson. Rivediamo. Turci, Nicholson, Colonnese, ha reclamato la posizione irregolare di Tentoni, il numero 3 Forsyth, nonché capitano del Derby, segnalata prontamente dal collaboratore di Velasquez. Pembridge, Kitson, su cui gioca Colonnese in maniera pulita, perde poi palla Cristiani. Tezzotti la difende, va a servire Maspero, parte Nicolini in contropiede, prova a servirlo Maspero, pallone sul sinistro di Tentoni, in area, in gol! Ed è il terzo gol della Cremonese, che forse chiude la partita. E Tentoni, vedete, va ad abbracciare in effetti letteralmente anche i propri sostenitori. Andrea Tentoni, 38esimo minuto, 3-1. Tentoni che si è guardato poi quasi incredulo alle proprie spalle per vedere se arbitro e guardialinee avevano convalidato la sua realizzazione, che rivediamo. Un'occhiata alla porta per vedere come è messo Taylor
e poi la piazza alla sinistra dell'estremo difensore inglese. 3-1 è il medesimo risultato che la Cremonese ha conseguito l'8 dicembre scorso durante la fase eliminatoria proprio a Derby. C'è stato intanto un altro cambio, con il numero 15 vediamo il centrocampista Hayward Simpson. In contropiede in effetti la Cremonese ha punito gli inglesi, gioco italiano che in effetti paga soprattutto a queste latitudini, ma in virtù di una condotta di gara intelligente, anche se è sembrato quasi che la Cremonese volesse buttare alle ortiche questo successo per via di errori, di sbavature certamente comprensibili, la Cremonese che però ha sostanzialmente evidenziato una superiorità tecnica nei confronti degli avversari che ora sono un po' demotivati dopo il 3-1 subito in contropiede da Sentoni. 40° in questo istante, Gabbiadini spento ogni velleità, De Zotti insiste, entra in collisione con Patterson. Rivediamo, è andato quasi a cercare il fallo con molta esperienza, secondo cambio anche nelle file grigiorosse, è pronto a entrare Mario Montorfano con numero 13 a sostituire Andrea Sentoni. La soddisfazione di un gol a Wembley ed entra l'altro giocatore esperto, il difensore 32enne Montorfano. La punizione calciata da Gualco. Gualco verso Gian De Biagi, fermato dall'iniziativa di Nicholson. Simpson, Pembridge, Colonnese che chiude bene, ha giocato una buona partita il giovane nazionale di Maldini, e intervento quasi vendicativo ma in un certo senso corretto da parte del numero 3 Forsai, duro ma sul pallone. Anche se Velázquez l'ha in effetti punito con questo calcio di punizione, Qualco Simoni pregusta questo successo. È la prima volta che la Cremonese si aggiudica una competizione internazionale nella propria storia. Un modo magnifico per festeggiare i 90 anni dalla nascita di questo club lombardo. Una grande soddisfazione crediamo anche per il decano dei presidenti di Serie A e B, Domenico Luzzara, al quale probabilmente in questo momento va l'applauso di tutti i sostenitori della Cremonese, un successo da dedicare principalmente a questo grande personaggio del nostro calcio. Hayward, il tocco di testa di Gian De Biagi, la Cremonese ha mantenuto sempre la calma nei momenti difficili, con qualche ammonizione di troppo, ma sta portando a termine un incontro che merita di vincere in virtù delle grandi occasioni che si è costruita nell'arco di questi 87 ora minuti di gara. Chiediamo intanto lumi per sapere se dobbiamo chiudere poco dopo il fischio o se possiamo tenere la linea ancora per qualche istante, ci sarà la cerimonia di premiazione. Cristiani, Nicolini, De Zotti, si inserisce anche Gualco fermato. Thank you.
44esimo, 3-1 per la Cremonese con i gol segnati da Verdelli al decimo del primo tempo, il pareggio di Gabbiadini al 22esimo, entrambi gol di testa, poi il calcio di rigore fallito da Nicolini al 28esimo del primo tempo, quello trasformato da Maspero al quarto della ripresa, il 3-1 definitivo di Tentoni, un palo colpito da Nicolini, una serie di grandi opportunità, un successo certamente meritato per la formazione italiana in quel di Wembley. Bembridge, intervento di Gian De Biagi su Simpson, un pallido sole si affaccia sul mitico stadio londinese, la rimessa a corner di Bembridge ed è Gualco che devia all'indietro. Avete visto Coleman salire come suo solito nell'area, verso l'area piccola. Simpson, azione fermata per l'intervento con la mano da parte di Bembridge. Simoni, alle sue spalle il direttore sportivo Verago, certamente soddisfatti per questa prova, grande soddisfazione. E da questo punto aspettiamo veramente a Wembley anche il Parma il 12 maggio. Anche l'agonismo si è irrimediabilmente spento tra i britannici e i sostenitori del derby cantano comunque sugli spalti, triplice fischio. La Cremonese si aggiudica la quinta edizione del trofeo del torneo anglo-italiano. 3-1 il successo per gli uomini di Simoni con le marcature di Verdelli, Maspero e Tentoni. Applausi dei sostenitori del derby ai propri giocatori, anche questo è calcio. Abbracci Simoni verso Colonnese e a questo punto vi sarà la cerimonia di premiazione. Questo è il risultato finale con la Cremonese che espugna Wembley 3-1 al Derby County. E direi forse di chiudere, se la regia in Italia è d'accordo e se la regia inglese ce lo mostra, eccolo. Sono le immagini dei giocatori della Cremonese che vanno a festeggiare sotto la curva dei propri sostenitori. Da Wembley è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e a voi tutti un buon proseguimento di giornata. Grande, grande partita.